Mi sono scontrata con un muro di formalismo, sinceramente a tratti anche di cattiveria. Questi bambini che vedete giocare vengono tutti da Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo. Sono arrivati in Italia con Suor Marcella Catozza, missionaria a Port-au-Prince da 15 anni. Fino a pochi giorni fa andavano a scuola in Italia a Passaggio di Bettona, provincia di Perugia. Adesso, dopo diversi passaggi giudiziari, questi bimbi sono in attesa di essere rimpatriati. Non sono stati riconosciuti per nulla i documenti di affido che io ho. Cioè, io arrivo con un atto di affido, i bambini hanno dei passaporti col mio nome sopra. Cioè, il passaporto viene emesso perché il bambino è affidato a me. Andiamo per gradi. Nell'estate del 2019 Suor Marcella arriva in Italia con questi bimbi che hanno dagli 8 ai 12 anni. Arrivano con un visto turistico. Al termine delle vacanze estive il programma di Suor Marcella era quello di rientrare ad Haiti, ma la situazione a Port-au-Prince, da quanto riferiscono i missionari presenti ad Haiti, peggiora di giorno in giorno. E così Suor Marcella tenta di capire la fattibilità di far restare i bambini in Italia temporaneamente e quindi iscriverli a scuola. Quindi sono andata all'ufficio immigrazione di Perugia, sono stati esaminati tutti i documenti e mi è stato detto che sì, si poteva avere il permesso di soggiorno, che però non poteva essere dato in quel momento perché non era ancora scaduto il visto. Abbiamo aspettato che scadesse il visto, il giorno dopo siamo tornati all'ufficio immigrazione, la quale ha detto va tutto bene, però essendo documenti di un paese straniero, vanno autenticati dall'ambasciata d'Italia in Haiti. E io ho risposto che non esiste ambasciata italiana in Haiti. Arriviamo quindi ad oggi. Dopo aver frequentato per un anno e mezzo la scuola pubblica italiana, il progetto non può andare avanti. I bambini, nel giro di pochi giorni, torneranno ad Haiti, nelle bidonville di Port-au-Prince.